Nicola, dov'è? Lo sai che è sempre in ritardo. Sta facendo. No, ho sbagliato. Non è figa la casa mia. È brutta, l'altro che scorreggia. Manca uno che piscia. Niki, ci sei? Sì. Non mi ricordavo che cazzo devo dire. Sì. Scusate, cosa devo dire già? Artemisia è una droga nuova. E i cani della dogana non sono ancora addestrati a riconoscerla. Sennò come fai? Puttana Eva! Puttana! Puttana! Puttana Eva! Puttana, subito! Pronto? Sì, stavo spiegando come fosse bello vivere in questa postazione. Perché ho la birra. Ho anche il bicchiere. Tra un po' avrò da mangiare. E poi faccio tutte. Espleto le mie funzioni vitali direttamente da qui. Sì, ho fatto già pipì. La sto facendo anche adesso, sì. Ho finito. Sì, fatta. Sì, un attimo, scrollatina. Fatto, fatto. Senza mani, tra l'altro. Senza mani. C'è uno anche sotto che viene. C'è, sì, sì. C'è il nanetto. C'è il nanetto lì sotto. Sì, sì. Serge, sì. Sì, sì, è sempre lui. Ha 85 anni. Sì. No, no, sta benissimo. E ne dimostra... 84. 4. 2. Sì, ci vediamo dopo, mamma. Ok. Ciao, mami. Bacio. Bacio, mami. Ciao. Ciao, ciao. Era papà. Bronzi. Tra 60 anni finisce questa. No. Se no, raga, la buttiamo sul comico. Via. Andrei a riconsegnargliela. Porco Diaz, a riconsegnarmi no, cosa? No, no, no. Vai, 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 vai di nuovo, questa era buona. Questa era buonissima. Vai, 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 vai. Cristo! Di corsa era buona. Riconsegnargli un cazzo, non gli ho consegnato niente. Dai, dai, dai. Pronti? Via. Segretario di edizione. Però, guarda che stiamo andando. Scusa, ma... Dio, che sta succedendo? Ma eravamo tutti così. Era freddissima. Scusate. Tra l'altro, aspetta perché ti vo... No, stavo cascando, raga. Aspetta, inizio. Ma che cazzo hai? Sembra che ti sei pensato in quello nel cassetto. No. Toglielo, perché no, ho detto cazzo. E mi ho detto cazzo, già dico un sacco di parolacce. Ragazzi, mi sentite? Oh, Niki, è successo che c'è una betoniera qui dietro e non capisco. Ho ricevuto tutto. Più tardi in ballo al termine. Tua madre! Oh, ragazzi, scusate, ma tua madre! Porca Artemisia! Arte sto cazzo. Ragazzi, mi sentite? No, ma adesso è un problema perché a me quando viene la ridarola. No, vabbè, allora non la faccio. No, raga, io ve lo dico quando inizio a ridere. No, mi cazzo, dai. No, no, dai. È da signora, stamatt- qui è qui Italia. Vuole favorire. Era questa che volevo fare. La cartella esattoriale. Deve pagare una parcella di 700.700 euro. Vuole pagare adesso? No, scazzottata, l'abbiamo fatto menare da due marocchini che passavano. Nitrire i cavalli, qualche stagnino. Ah, non mi ricordo come si chiamava. Frau Brüchen. Non mi ricordo Brüchen. Proprio il nome suo. Non lo so, io guardo solo Hello Kitty. Che se non fossi qui verrei a casa tua a riempirti di calci. In culo, cazzo. Adesso basta però.
Nicola, fatti dire qualcosa da Lorenzo. No, cazzo. Li ho visti al bar, poi mi sono spostata in edicola e anche loro sono venuti in edicola. Ho sbagliato vagone e anche loro hanno sbagliato vagone, poi ho sbagliato binario e anche loro hanno sbagliato binario. Ho sbagliato caffè e loro hanno sbagliato caffè. Il vagone era il binario e io ho scambiato le carte. Allora, li ho notati stamattina al bar della stazione, no, perché dai, li ho... Aspetta, ho sbagliato caffè pure loro, che tenero. Ah, scusate. No, fatti pure i cazzi vuoi, non lo so, quando vuoi. Ti giuro, Nicola, che se non fossi qui verrei a prenderti a casa. Ti strozzerei, cazzo, ma... No, porca puttana. Non mi... Cosa devo dire qui? Non me lo ricordo mai. Pompini, bocca e culo. Adesso basta però! Cazzo. Ragazzi, io vado a cena adesso. Vengo a cena. No, poi ho fatto casino. No. Sì. È ovvio che non l'abbia fatto apposta, dai. Ma cosa cazzo fai che ti metti dalla sua parte adesso? Mi è caduto questo. Se siamo una squadra, adesso voi due mi aiutate a capire come gestire la situazione da qui, eh? No. Anche perché, se permettete, io vorrei evitare di farmi scopare da sto schifoso. Guarda, per quel che mi riguarda puoi farti scopare da chiunque proprio, da chiunque. Non me ne frega un'emerita cippa. Poi, quando sei lì in albergo, tu dai l'appuntamento a questo stronzo in un altro albergo e poi ci vai. Quindi ci vai. Faccio credere di essere qui in albergo. Ma vai da lui, esatto. Ho capito, ma non mi crederà mai dopo avermi dato i soldi. Perché, ma dopo dai. Che ti scopa, sì, però. Sicuramente ti... dimmi. No, ti ho visto muovere le mani. Quindi gli faccio credere di essere qui in albergo. No, ho capito, no, ma non parlando. Mi crederà mai dopo avermi dato i soldi. Ascoltami, non stavo parlando con te. Se mi lasci finire, ti. Io ti giuro, Nicola, che se non fossi qui ti verrei a strangolare con le mie mani. Calmati, non è successo assolutamente niente. Comunque, domani chiamo sto figlio di puttana e vediamo. Figlio di quando puttana. È che arriva su Artemisia? Nicola? Non saprei. Nick? Domani mattina. Domani mattina. Bene. Questa Artemisia cosa sarà? Ora vado a cena. Sì, ma cos'è Artemisia? Se posso saperlo. Perché non mi... Ragazzi? Ragazzi? Quando uno è un coglione... è un coglione. Vado. Sì. Si sente, scusa. Niente. In fondo al mare. Siccome sto registrando, lui sarebbe questo. Ok? Fra vorrebbe concludere con lui. Ok? Siamo in una gabbia di matti? Allora, non so se riuscite a capire questo cos'è. È un fiore. Ecco, giusto per capire che cosa fosse, un pene. Un pene. Un pene. Ecco cos'è Artemisia. È un pene. Ho sbagliato binario e anche loro hanno sbagliato binario e la prova definitiva l'ho avuta quando ho cambiato appositamente vagone e anche loro hanno cambiato vagone. Sì, ma chi sono questi qui? Perché ti hanno seguita? Guarda, io non lo so perché mi abbiano seguita, lo sai tu? Cos'è? Mi è venuto anche a loro? Cosa devo fare? Dai, spiegami. Sei tu? Pompini, bocche culo. Adesso basta però! Scusa. Ma Lorenzo, gli dici qualcosa? Bocca e culo? Anche tu, bocca e culo? Pompini. Pupi. Ma cosa cazzo fai che ti metti dalla sua parte adesso? Stai parlando con me? No, guarda che io stavo parlando con lui, eh. Siamo una squadra, quindi... Bene, allora, se siamo una squadra, adesso voi due mi aiutate a capire come gestire la situazione da... Anche perché, se permettete, io vorrei evitare di farmi scopare da sto schifoso. Ma perché? È un bell'uomo. Anzi, mi sembra che sia un uomo... Sì, piace... Secondo me è anche ben dotato. Per cui potresti anche farci un pensierino. In albergo vi trovate. Quindi in gli faccio credere di essere qui in albergo. Sì, così. Ho capito, ma non mi crederà mai dopo avermi dato i soldi. Quali soldi?
Ah, ma tu io fai ti la, giuro, fai Nicola, la... che se non fossi qui ti verrei a strangolare con le mie mani. No, ma non me l'ha detto lui, eh? L'ho capito dai soldi. Comunque domani chiamo sto figlio di puttana e vediamo. Di puttana. Quando è che arriva su Artemisia? Domani mattina. Bene. Mm-hmm. Ora vado a cena. Dai, va bene. Ci vediamo lì? Ciao. No? Ragazzi?